amici del basket, buonasera, Armando ai microfoni. Altra partita al Palasprint per il campionato di basket. Abbiamo in campo l'Ancona contro il Cari Spezia. Termo Carispe. Una partita importante, domenica purtroppo hanno dovuto cedere il passo alla squadra che hanno affrontato per 5 punti, perciò una serata non eccezionale, piove. Ed ecco il fischio di richiamo per... Sentiamo. Di fronte a Terra di Spezia e la prima all'origine dell'incontro, la signora del Collegio di Mandrone e di Ricorso di Cattù. Vi presentiamo le informazioni in campo. Con il numero 4, Paola Tomasetti, con il 6, Camilla Santarino, con il 7, Giulia Moroni, con l'8, Giulia Piattica, con il 9, Carla Sordi, con il 10, Renedora Lascala, con l'11, Chiara Cadoni, con il 13, Roberta Dacca, con il 14, Gloria Porticoni e con il 40, Gloria Gina Rotte. Luca Piccioni, Termo Cari Spezia. Ed ecco le squadre che si presentano e ora avremo così il primo incontro. 1 minuto 44 all'inizio, vediamo il tabellone, ultimi ragguagli da parte del coach e poi il via alla partita. Ed ecco l'avvio alla partita. Le ragazze si salutano e qui inizia la vera sfida di questa decima giornata. Palasprint della Spezia, oggi 4 dicembre 2011. Armando ai microfoni, prima palla, vediamo subito. Termo Carispe. Che scende a canestro, agisce con lo schema cercando di entrare nella guardia ed ecco il tiro, niente di fatto, cestello, fallo. Uno segnato. Due punti, quattro punti, nove secondi di gioco, quattro punti alla... Ancona in possesso di palla. Passo lungo,
Tempo scaduto, due punti entrati per l'Ancona, 4-2. Ancona sotto canestro. Fallo. Fermo Carispe in possesso di palla, scende nella metà campo, sotto canestro, passaggio a schema, tiro, fallo. Termo Carispe. Cestello, vediamo la numero 15. 7-2 il punteggio in questo momento. Ancora l'Ancona che ha preso canestro, sotto canestro, niente di fatto, fallo, fischiato un fallo. Uno, cinque. È stato un malinteso, la palla è andata per i fatti suoi, ma è stata subito recuperata dalla Termo Carispe. Ancora un altro fallo, tira ed ecco il passaggio, niente, Cestello, ancora il 15 in possesso di palla, 2 punti, 9-5. Di gioco molto ampio, ne vediamo la rosa si apre e al momento opportuno agisce in chiusura. Carispe in possesso di palla, recupera e scende all'attacco nella metà campo dell'Ancona. Ecco azionare lo schema, ancora due, no, un errore gravissimo, sotto canestro, passato da lato, troppo sicura di sé. Nove a sette, sempre Termo Carispe in vantaggio, ancora il Cestello, tiro da lontano, niente di fatto, ancora sulla palla, 9-9 al pareggio a 6 minuti del gioco. Prima parte della partita, i primi 10 minuti, il 20 in possesso di palla, 2 punti, 11-9. Cinque minuti e 55, vediamo, ritorna indietro, girata la palla, Termo Carispe in possesso, Piccion ha qualcosa da dire con l'arbitro, non si riesce a capire, siamo lontani, forse aveva da reclamare per questa... ancora il ferro del Cestello, riparte l'Ancona in contrattacco,
un'Ancona decisiva a mantenere il suo ruolo e farsi rispettare. Vediamo oggi proprio in questa partita una preparazione non indifferente, cestello da parte dell'Ancona, niente. Ancora il ferro da parte della Termocarispe, non sono precisi, non sono attenti a quello che può accadere, molto grave, perché sono punti persi e sono possibilità di fallo. Esce la 15 e entra la 14. Ancora un errore sul cestello, ha preso il ferro, la possesso ancora di palla alla Termocarispe, ci riprova, non bisogna farsi uno fischiato, un fallo, e ora due tiri per il 10. 1, 12 a 9, ancora 4 minuti e 39 di gioco. 1, 1. Anche l'Ancona manca di precisione, si vede che c'è, ed ecco ancora due punti, 14 a 9, 14, 4 minuti e 10 alla fine del primo tempo, del primo periodo. Il coach incita le ragazze a... Coach dell'Ancona incita le ragazze a stringere un pochettino le fila. Fallo, no, cambio. Si arrabbia Piccion. Possesso di palla Termocaris, perché scende e entra nella lunetta. Vediamo passaggio fuori. Non è stato bello, bellissimo tiro a canestro, 16 a 9, 3 minuti e 31 alla fine del primo periodo, cade la numero 14, fallo, gli hanno dato il fallo. C'è reclamo da parte del coach dell'Ancona, lo vediamo animato con l'arbitro. Sentiamo anche fra il pubblico. Tiro del 7. Due punti, 18 a 9. Palla fuori, la partita sta diventando nervosa, tiro
33, ma è stato preso al volo dall'Ancona, l'Ancona velocissima, sono due punti, 11 a 18, l'Ancona in rimonta, ce la mette tutta per non farsi distaccare più di tanto, perché sennò poi diventerebbe un problema recuperare troppi punti. Un fischio di fallo ancora. Parte l'Ancona con la palla, scende a lunetta, vediamo se riuscirà a entrare a canestro in questo momento. Un'azione molto importante, ancora l'Ancona con palla, movimento di squadra sotto canestro, penetrazione, tiro, due punti in questo momento, 13 a 18, il momento cruciale, importante vincere questi distacchi. Ancora palla in possesso dell'Ancona, che scende subito nella metà campo della Termo Carispe, tenta il tiro, molto schema, prova, niente di fatto. Una sostituzione in campo, esce il 13, entra l'8. Niente di fatto, ferro da parte dell'Ancona, scesa rapida, tirato sul cestello ed è uscita, vediamo se il contropiede, niente di fatto, fallo per l'Ancona. Vediamo il tiro da fuori, possesso di palla l'Ancona, si prepara la penetrazione a canestro, tiro, e riesce a recuperare la palla che si presenta sotto il cestello, gli è fatta rubare la palla ancora il, ed ecco in possesso del 10. Uno, 19 a 13, ancora 1:05 al termine dei primi 10 minuti, niente di fatto, cestello. Ancora un fallo, time out chiesto da Scanzani, no, un fallo a favore numero 7, un punto fatto, 20 a 13. Molto dissenso fra il pubblico dell'Ancona, che non è favorevole a quello che è accaduto, le reazioni ancora, altro fallo, palla in favore dell'Ancona. Buona parte subito con la palla, scende sotto canestro, lo schema, niente di fatto, esce in possesso di palla, siamo ormai, niente di fatto, due volte il cestello, rimbalza ed esce, ancora l'Ancona, 20 secondi, un fischio, 20 secondi alla fine. Tira l'Ancona, 1:15.
15 a 21. Al primo, alla chiusura del primo, dei primi 10 minuti, 24 a 15 per una partita che vediamo molto animata. Secondi 10 minuti di partita, 24 a 15. Le ragazze stanno entrando in campo, attendono il lancio della palla. Ed ecco l'avvio, 10 minuti da questo momento, via l'Ancona, parte ancora la parte destra, sempre il canestro della Touristar, e dalla parte sinistra, ed ecco due punti da parte della... Con avvio per l'Ancona, due punti ritrovati, ha perso la palla la numero 15, l'Ancona sta scendendo verso il canestro, molta animazione. Altri due punti, 19 a 24, buona rimonta da parte del... e altri due punti del 26 a 19, anche un fallo mi sembra, e hanno fischiato anche un fallo a favore della 17 in formazione, è al tiro per il cestello, vediamo se, ed ecco uno recuperato, riparte il gioco, 8 minuti e 53 ancora, siamo là. Passaggio. Riparte il gioco con il pallone in possesso di dell'Ancona che è ancora sotto il canestro. Buon palleggio, cerca di impegnarsi, un tiro da lontano, cestello, cesso di palla, scende subito dalla parte opposta, molta animazione sotto, due punti recuperati, 29 a 19, e cerca di mantenere quel distacco importante che gli sta sicurezza per custodire una partita e guadagnarsi questi due punti. L'Ancona si impegna molto a recuperare quello che è lo svantaggio, niente fallo, l'Ancona al tiro, vediamo l'11, niente di fatto sul cestello. Niente di fatto, l'11 non riesce a portare a casa nessun punto, ancora palla in mano all'Ancona che scende sotto canestro, velocissimo, un gioco molto veloce dove si vedono niente di fatto ancora, gioco 29 a 19, 7 minuti e 17 di gioco ancora, sono nella seconda parte dei 10 minuti. Sta velocemente un tiro
Niente di fatto, fallo. Ostruzione, cosa c'è? Ed ecco, due punti recuperati dal numero 7, la Elisa che segna due punti, 31-19, 6-45 al termine dei secondi 10 minuti. Siamo ancora in tensione, l'Ancona cerca sempre, niente di fatto, errore proprio completo, fischio da parte, no, fallo, ed ecco riparte il gioco con la Termocaris per in possesso di palla, è già sotto canestro, tiro dal il numero 20, il 20 gli sfugge la palla, sotto canestro, e la Termocaris per 8 in mano alla palla, niente di fatto, sono molto distratte le ragazze in questo momento, palla fuori, viene rimessa in campo, Termocaris in possesso di palla, vediamo come si, ecco qua, due punti ancora, 33, diciamo. Monica Bonafede che segna questi due punti, vediamo, cercano di frenare l'irruenza dell'Ancona, un'Ancona frenetico, un'Ancona che deve recuperare, deve mettercela tutta perché il gioco non gli scivoli di mano, palla fuori, entra il numero 40 ed esce l'11, 40 perde palla, ancora riparte il gioco, un cestello, ferro da parte, sbagliato parecchi tiri sotto canestro, il 10 al niente di fatto, proprio volato fuori dalla mira del canestro, niente, ferro ancora, un tiro a tentativo, vediamo la difesa della palla, schema aperto, due punti, 21-33, time out a 4:34, si riprende il gioco dopo il time out, possesso di palla alla Termocarispe, sotto il canestro dell'Ancona, tiro da lontano, cestello e niente di fatto, l'Ancona in contropiede ritorna all'attacco dalla parte della Termocarispe, fischio, il coach sta seguendo il gioco, non è soddisfatto di quello che forse l'arbitraggio o vede qualcosa che non gli garba, logicamente ancora un fischio. Fallo, palla fuori? Ancona perde palla, la recupera Termocarispe, riprende possesso di palla,
partita molto, ancora un ferro, meno male, 35-21. Comunque vediamo che c'è una leggera mancanza di precisione da parte dell'Ancona anche, ma abbiamo visto fare di meglio alle ragazze. Cambio, entra il 9, esce il 14 dell'Ancona in questo momento, possesso di palla la Turilla Termocarispe che scende, ancora Termocarispe sotto canestro, vediamo se riuscirà a fare, oh, 37, la Valeria ha fatto questi due punti, 3 minuti e 07 in questo momento, 37-21 per la Termocarispe, passaggio alla veloce, tiro niente, un fischio. La Monica che ha fatto un fallo, vediamo ora due tiri. Due tiri, 1, 22. Rimane un punto solo recuperato. Termocarispe in possesso di palla, scende velocemente, sta girando in azione, mettendo in atto la conformazione del gioco. E niente, errore. Palla fuori. Rientra la palla con la Termocarispe, ancora Termocarispe sotto canestro, ancora un fischio. Reclamano dalla parte degli anconitani, tira il 7. Eravamo intenzionati con Cristiano, 38-22, 39-22, 2 minuti e 32 di gioco ancora per concludere così la prima parte del gioco. Ciao Armando, ciao. Ed eccoli. Siamo sotto canestro della Turista, niente di fatto, tiri sprecisi, ancora gioco nervoso da parte dell'Ancona, non si riesce ad avere una buona conformazione da parte delle ragazze. Cambio, 13 col 40, 6 in possesso di palla, scende subito sul canestro della Termocarispe, Ancona tiro tutto a sinistra, Termocarispe si rimpossessa della palla sotto canestro e ruba due punti veramente alla veloce, 41-22, comincia già a essere una distanza un po' troppo alta per quanto riguarda il 2-3 punti, 22 punti per l'Ancona, 24-41, 1 minuto e 17 di gioco, siamo quasi in fondo ai secondi 10 minuti. Una partita che la Turistar, due punti ancora, 43-24, 59 secondi,
Vediamo ancora palla fuori. Palla fuori. C'è stato un fallo. Ed ecco due punti, 25-43. No, ma tanto questo è nel terzo quarto. Ma fai la finale. Ancora due punti. 45-25, 22 secondi. 20, siamo sotto canestro della Turistar, la Ancona ancora possesso di palla. Ed eccoli, due punti, 27-45, 4 secondi, 3, 1, fuori. Termina così il secondo, la prima metà della partita, sono 20 minuti e ora vediamo